E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video e benvenuti in Daily Minecraft. Andiamo a creare il mondo nominato Daily Minecraft. Allora, questa di qua sarà una delle molte serie che ho iniziato, però questa, proprio questa, ho intenzione di portarla avanti almeno per un mese o spero anche di più. Cosa intendo per Daily Minecraft? Da ora in avanti cercherò di registrare un video di Minecraft ogni giorno e pubblicarlo un po' sulla falsariga di Minecraft in chill di Surry. Anche perché vorrei un po' riattivare questo canale, perché con la media di pubblicazioni che c'è per ora, diciamo che è come se non pubblicassi. Quindi ora sto prendendo questo impegno e vediamo se lo riesco a portare avanti. Apriamo già subito il letto. Faccio un discorso veloce, così se vi va di skipparlo, vi metterò qua sotto i capitoli per skippare questo passaggio. Ma ci tenevo proprio a dire che ho deciso di iniziare quest'altra vanilla di Minecraft, nonostante già ne avessi una, perché l'altra vanilla di Minecraft si trovava sulla PlayStation. Infatti ho giocato la vanilla di Minecraft sulla PS4, ma ora che ho il computer preferisco giocare sul computer, anche perché mi agevola registrare su OBS e prende anche una maggiore qualità. Quindi quelle serie di Minecraft Hardcore e Minecraft Vanilla su PS4 per il momento sono in stand-by, anzi Minecraft Hardcore qualche giorno potrei farci un pensierino e continuare con un altro episodio, però sono comunque delle serie più impegnative da registrare, soprattutto Minecraft Hardcore, mentre Minecraft Vanilla da PS4 mi richiede più tempo e comunque la qualità di registrazione dalla PlayStation è più bassa. Quindi niente, troviamo ora un punto che più mi piace, anche l'editing voglio che sia un po' più semplice, giusto per mantenere una certa costanza e una certa quantità. Comunque, che qua giungle, angurie, buono comunque, come cibo è buono. Almeno posso cominciare a scranocchiare qualcosina. Vediamo di recuperare già la prima pietra, così posso fare almeno piccone, spada e fornace. E spada, se si fa notte non è un problema perché tanto ho già il letto. Allora, dove mi metto stavolta? Vediamo. Di solito scelgo delle pianure, dove sono dei bambù. E dicevo, di solito scelgo delle pianure così ho più spazio per le costruzioni e non mi devo mettere a scavare nelle montagne oppure nei deserti. Non c'è niente nei deserti. Anche la foresta di betulle è un bel bioma, però è troppo fitta, ci sono troppe betulle. Vediamo queste già che ci sono. Non saprei dove andare. Per il momento dormiamo e non lo so. Parto all'avventura nell'oceano e vediamo che bioma trovo. Farei così. Partiamo all'avventura. Vediamo dove ci porterà questa spedizione oceanica. E mi sa che già siamo arrivati. C'è la terra qua. Wow, che esplorazione oceanica. Però se non è troppo piccola questo isolotto, quasi quasi ci farei un pensierino. Se è un isolotto stretto va bene. Cioè non va bene, però... Sto vedendo che comunque di qua si sta estendendo. E comunque è una bella distesa di pianura. Sai che quasi quasi qua ci farei un bel pensierino. Beh, ci sono i cavalli. Gli alberi ci sono. Abbiamo l'acqua, abbiamo la pianura. C'è tutto. Io mi posizionerei qua. Poi su dove posizionarmi, non lo so. Per il momento qua, in questo golfetto, così posso mettere anche le prime piantagioni. Ma penso che qua andrebbe bene. Allora, sono a 16 minuti di registrazione. Visto che ho trovato un posto, e già che ci sono, posiziono un letto e setto lo spawn point. Già che ci sono, prendo 4 semi. Se 4 semi li pianto. A posto, facciamo un baule. E quindi non lo so che facciamo. Che c'è là, un villaggio? Forse c'è un villaggio. Andiamo a vedere. Proprio così, un'esplorata veloce. Però già che ho scelto stare lì, rimango lì. Ah no, non è un villaggio. È una barca abbandonata qua. È un relitto. E quando è così si trovano le casse ugualmente. Forse no. Allora, una cassa dovrebbe essere in queste zone. Boh. Non lo so, fatemi sapere se si trova qua in caso cercherò di nuovo sotto. Ah niente, prendo un po' di legna e facciamo una velocissima esplorazione in miniera. Caverne qua in zona non ne ho viste, però non è un problema comunque. Queste canne da zucchero, come la loro compagna, posso cominciarle a piantare. Quindi niente, qua magari inizio a scavare.
Facciamo che appena mi creo una corazza di ferro posso concludere il video così, tanto per non renderlo troppo corto. Certo, però una torcia mi servirebbe, almeno una da mettere nella seconda mano, perché come voi non ci sto vedendo niente, sto andando alla cieca. Appena sento che c'è carbone mi fermo. Ah, forse questo è carbone. Ok, almeno, ah, almeno si vede qualcosa. Comunque non pensavo di arrivare fino alla deep slate. Cioè, ho fatto praticamente 60 blocchi in discesa senza trovare un blocco di niente. Boh, non lo so come funzionano ora le miniere. Quello che è certo è che al mio livello attuale converrebbe entrare in una caverna. Lapislazzuli, così. Cioè, non ho ancora neanche un pezzo di ferro, però è lapislazzuli. Sì, questo è il secondo piccone che rompo. Forse qua c'era proprio quello che cercavo. Allora, non dimentichiamoci che qua c'è l'entrata. Mi faccio un altro paio di torce. Ora come ora mostri non ne vedo. Non mi voglio spingere troppo avanti. Se con questi pezzi di ferro, perché ne ho trovati sia qua che all'entrata, riesco a raggiungere gli 8 della corazza, li cucino, faccio la corazza e mi fermo. E poi questa esplorazione continua nel prossimo episodio. Allora ne ho 6. Se qua ci sono più di 2, ma ce ne sono abbondantemente più di 2, credo, no? Sì. Ok, mettiamoli subito a cuocere. Questi più un piccone. Cotti tutti, creiamo la nostra bellissima corazza di ferro, ce la indossiamo. E quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che l'idea di questa nuova serie vi sia piaciuta. E noi ci vediamo domani, spero domani se ci riesco, ma l'intento sarebbe quello, con un nuovo video di Daily Minecraft. Ciao!